ho ricevuto una telefonata da Gianluca Gazzoli, allora mi sono subito fiondato a Milano sperando in un'intervista in radio o non lo so, qualcosa di più. Ah, Gianlu, ma perché mi hai chiamato? Ciao. No, era urgente, cosa? È urgente. Sai che sono andato a fare l'allenamento, quello per la maratona di Milano che è domani. Sì, ma che ti è successo? E niente, in realtà mi sono strappato e non riesco a correre. Quindi hai bisogno domani di me? Vuoi una pomatina? Vuoi No, ho pensato che alla fine ho bisogno di un sostituto perché qualcuno deve andare. Oh, ne conosco, ti chiamo qualcuno. No, pensavo perché, allora, praticamente ho fatto un po' una ricerca, ho guardato un po' tutti i canali YouTube, ho cercato... Ci sono quelli che fanno pesi, esatto, che corrono. Ho cercato tutti quelli fisicati, ma secondo me... Sì. Sei tu la persona giusta per fare questa maratona. Ma quanto dura? Sono 42 chilometri. Quanti? 42. Vai, ti stanno aspettando, c'è il tuo nome, c'è la pettorina ed è un attimo. Dai che ce la fai, Speravo fosse un pesce d'aprile, e invece no. Mi sono presentato allo stand per ritirare la maglietta, ma effettivamente nessuno voleva crederci. Poi mi hanno chiesto che taglia ho. Io ho detto L. A quanto pare la mia taglia non si trovava. Forse perché sono un XL o XXL. Mi sembrava strano che dovessi correre tutta la maratona, e per fortuna non era così, dovevo fare solo una parte di percorso. 7,5 km, cosa volete che sia? Una cavolata per un atleta come me. Allora qua, carico e fiducioso, cosa ho deciso di fare? Di allenarmi nella pista interna. Dopo aver fatto 20 metri ero già stanco. Come tutti i grandi atleti, la mattina della gara ero molto teso, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Sapete che ci tengo particolarmente. Ho appena fatto colazione con una briochina e un buon caffè, ma verso le 9:30 dovremo andare a integrare con gli zuccheri per poter non svenire al terzo chilometro. Polpacci come stanno? Ma per adesso bene, dopo il secondo chilometro di solito iniziano a cedere, quindi non so come farò a fare 7,5 km. Erano tutti in forma, tutti atletici, insomma, tutti diversi da me. Appena ho sentito lo sparo, mi sono sentito solo e perso. Ad un certo punto ho ricevuto una notizia che mi potrebbe aver salvato la vita. È successa una cosa imprevedibile. Come sapete, io volevo correre i 7,5 km. C'è un problema, nessuno mi è iscritto effettivamente a questa maratona, quindi io non potrò correrli. Potevo correrli solo se li facevo tutti e 42 iscrivendomi oggi, ma mi sembrava un po' rischioso per la mia salute e siccome non volevo crepare durante la corsa ho preferito lasciar perdere. Quindi? Se no devo correre in staffetta, ma ho cercato tre compagni, mentre non voleva correre, ho chiesto un po' a tutti ma nessuno voleva correre con me, chissà perché, forse gli rovinavo il tempo. E qui ho avuto un'idea geniale. Farò una cosa alla Rémi Gaillard. Praticamente mi intrufolerò gli ultimi 400 metri, quindi io arriverò con gente che ha già corso dei chilometri, ma arriverò fresco come una rosa. Sì, andate, io vi corro dietro. Correvano. Però a me girava la testa. Una soddisfazione, sfilare all'arrivo con loro, con lo striscione. E poi ce l'ho fatta. Avevo fatto una promessa e l'ho mantenuta. Metri mi sono sembrati 400 chilometri, però dai, è stata una bellissima esperienza, soprattutto correre per una causa così importante, per sostenere la ricerca contro il cancro, per sostenere AIRC. Cioè ragazzi, se io corso, voi potete fare di tutto, quindi donate e continuate a sostenere la ricerca, anche se ho capito una cosa,
La corsa non è lo sport che fa per me, quindi mi dovrò trovare altro da fare, non lo so, mi darò all'ippica. E io chi sarei?